Sabato 17 dicembre presso il mercato contadino di Campagna Amica in corso Giovanni XXIII 15 bis, con pochi ingredienti e tanta fantasia, i bambini si sono cimentati in un goloso laboratorio didattico per preparare fragranti biscotti natalizi da utilizzare come segnaposto per tavola proprio il giorno di Natale. Semplici, ma di grande effetto, doneranno un tocco di originalità all'immancabile tanto atteso pranzo di famiglia. Nel frattempo, i più grandi hanno potuto riscaldarsi con un assaggio di vin brûlé dall'intenso profumo speziato offerto da Monia Rullo direttamente dall'azienda agricola Cascina Gabutti per un'autentica atmosfera di festa. I visitatori inoltre hanno potuto comporre stuzzicanti strenne natalizie a chilometro zero, riempendo con specialità agroalimentari per tutti i gusti e tutte le tasche il box regalo offerto in omaggio. Un modo per far conoscere ed assaporare prodotti locali di assoluta qualità, tra genuine bontà e insoliti prodotti di nicchia garantiti dal marchio Campagna Amica. Questa mattina qui al mercato coperto di Campagna Amica abbiamo fatto con i bimbi un laboratorio sui dolci. Li abbiamo insegnato a fare il segnaposto con i biscotti a forma di albero di Natale. È stato molto interessante, i bambini hanno imparato prima a fare l'impasto di pasta frolla, quindi fondamentalmente proprio hanno impastato con le loro mani, abbiamo fatto cuocere e poi li abbiamo aiutati con la glassa a comporre il loro alberello. Nel frattempo abbiamo intrattenuto i genitori con il vin brûlé, un po' per scaldarci, un po' per far riprendere quelle vecchie tradizioni campagnole che erano proprio della nostra zona, in cui il vin brûlé la faceva da padrona come intrattenimento, come gioia, come convivialità. E il vin brûlé è proprio il nostro vino del territorio, in questo caso l'abbiamo fatto con il Barolo ed è stato bello, sono stati entusiasti sia i bimbi che i genitori.